Ciao a tutti ragazzi e ragazze, come state? Spero alla grande. Benvenute o benvenuti o ben ritornati in questo nuovissimo video. Attenzione, perché questo non è il video, ma questo è un video speciale, perché erano 4 settimane, quindi un buon mesetto, che Ronaldo Junior non si fa vivo. Non si faceva vivo, raga, era sparito. Quest'oggi, ragazzi, torna Ronaldo Junior con le sue cagate e le sue pazzie che solo io e lui insieme possiamo fare. Quindi, per il ritorno di Ronaldo Junior, un bacio, mi piace, un commentone, iscriviti subito al canale, perché ho già pensato tanti bellissimi video che vi farò uscire questa settimana, seppur partirò e non ci sarò, però tranquilli che anche se non ci sono i video escono. Ragione per cui mi raccomando ragazzi, Ronaldo Junior è tornato, invito a vedere tutto il video e tutto quello che combineremo oggi insieme, perché faremo una cosa che non abbiamo mai fatto e anche io sento a crederci che cosa sta per fare. Quindi bel ritorno di Ronaldo Junior ragazzi, deve essere per forza accompagnato con un bellissimo mi piace e spero che il video vi possa piacere. Quindi passiamo subito all'azione, perché qui siamo belli carichi e pronti. Bene ragazzi, iniziamo questo video. Ok papà, ci vuole picchiare. Oh, ok, scappa Ronaldo Junior. Ok ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ronaldo Junior, oddio, c'è Giorgina con una mazza in mano. Oddio, questo è Ronaldo Junior ragazzi, secondo me, come dice il titolo, avrà combinato una delle sue cagate. Tant'è che sua madre e suo padre sono incazzati neri con lui. Quindi ragazzi, apriamo questo episodio così. Ancora Ronaldo Junior mi ha detto che ha combinato. E insomma, papà, forse non ci siamo capiti qui. Comando io, non riesco anche a colpirlo. Fai un colpo segreto, colpo segreto. Ah, ma no, ma no, doppia combinazione. Ok ragazzi, mia madre mi ha tirato tipo una mazzata sullo stomaco e sul fegato. No, comunque, allora, scherzi a parte, non so Ronaldo Junior cosa sta facendo. Dobbiamo scappare perché i nostri genitori ci vogliono picchiare. Ne avrà sicuramente combinata una delle sue. E intanto Ronaldo Junior ragazzi invita a seguirmi tutti quanti su Instagram, che trovate qui in descrizione, per essere salutati nei prossimi video, intanto che lui scappa da una birbata che sicuramente avrà fatto. Quindi mi raccomando ragazzi, seguitemi così potrete mettere mi piace e potete essere salutati in tutti i prossimi video. Ronaldo Junior, non metti qua, viene a scappare che c'è Giorgina che c'ha la mazza. No, non picchiare la mamma. Ok ragazzi, dobbiamo scappare, tanto in ogni caso saremmo scappati lo stesso. Via 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 via. Ciao belli eschere, fatevi sentire. Ok ragazzi, questo sono sempre più veloce io. Allora, Ronaldo Junior mi ha detto, fatta questa cagata con i suoi genitori, che ancora poi mi spiegherà perché lo stavano inseguendo, sicuramente avrà fatto qualcosa di illegale, mi stava spiegando che c'era una cosa carina da fare in città stasera. Ha detto che non ci sono i suoi amici e quindi da soli cosa vogliamo fare? Ronaldo Junior, dimmi cosa vogliamo fare. Vabbè ragazzi, lascerò che Ronaldo Junior ci dia questa sorpresa, però almeno siamo un po' abituati a prendere botte. La mamma sta lì che sta cercando di scavalcare ma non ce la fa. Dobbiamo andare via Ronaldo Junior, prendiamo questo evento. Ragazzi, il nostro Ronaldo Junior è tornato, quello cazzuto, quello vero, quello che fa pazzie, quello che piace a noi, porca miseria. Da quanto tempo non ci vediamo Ronaldo Junior? Saranno... è un mese raga, un mese non vediamo Ronaldo Junior e le sue pazzie scherecco infatti. Ragazzi, forse non avete capito la gravità della situazione. Era un mese che non vedevamo Ronaldo Junior, non vi è mancato? Quanti mi avete scritto che vogliamo Ronaldo Junior, ci manca? E ho visto infatti i commenti. Però alcuni di voi non hanno dato proprio niente. Ragazzi, non vi è mancato Ronaldo Junior. Quindi ragazzi, siccome Ronaldo Junior è tornato con le sue cagate, con le sue, diciamo, cazzatine che fa ogni tanto, tra cui vendere Lamborghini al suo padre, eccolo qui, e fare incidenti. Ok, questo dopo devi risparmiare perché adesso ti verrà a fare causa quello. No, no, fatti bene il numero di targa. Quindi, Ronaldo Junior è tornato ragazzi, mettetevi tutti comodi, sta per cominciare lo show come direbbe il buon Salvo, perché adesso Ronaldo Junior mi ha detto che stiamo andando nell'underground per un evento molto particolare a cui vuole partecipare. Spoilerato che sarà un incontro epico, un incontro. Magari deve fare ammazzate, spero di no. Se mi ci incontro poi deve incontrare qualcuno, è da vedere. Intanto c'è Ronaldo Junior, a sorpresa, non mi è voluto dire niente e siamo arrivati qui sotto questo porticato di tela. Ma dove ci stanno? Vabbè, dai, lasciamo stare, i più furbi e chi lo sa avrà capito. Insomma ragazzi, questo sarebbe l'underground e non ho ben capito se è una cosa di lotta o qualcosa, perché qui possiamo fare un incontro che viene anche denominato Easy Not To Lose. Cioè, oddio, questo qui ha già la faccia mezza spaccata e significa che facciamo fare un combattimento senza perdere. Mentre mi ha detto Ronaldo Junior che è venuto qui per fare le lotte clandestine. Oh mio Dio,
Non ci credo. Mi ha detto che da poco ha scoperto questo posto tramite un tizio di una gang particolare, che poi ci sarà un altro episodio della gang, ve lo spoilerò. Siccome, ragazzi, Ronaldo Junior ormai è diventato famoso per il colpo segreto di Ronaldo Junior, la gente ormai è arrivata qui e, diciamo, Ronaldo Junior deve gareggiare, perché ormai Ronaldo Junior si è fatto un nome anche a livello di combattimento. Guardate, è tutto fatto apposta. Devo, lì c'è uno strozzino che sta ammazzando, non ci credo. Qui si stanno pigliando a botte, non ci credo. Qui c'è un palestrato pazzo che sta facendo delle trazioni. Oh mio Dio, ragazzi, è un campo underground a tutti gli effetti, dove allenarsi e spaccare tutti di botte. Ok, a quanto pare mi stanno aspettando già, ragazzi, perché la sorpresa era proprio questa. Ronaldo Junior è l'ospite speciale di stasera. Oddio, io spero che non ti ammazzano di botte. Ok, ragazzi, sono le 9:20. L'incontro ci sta aspettando. Si è fatto buio, ho aspettato un po' che mi stavo cagando sotto. Forse questa è la cosa più pericolosa che abbiamo mai fatto, ma non la cosa più pazza, perché qui è pericoloso e possiamo anche lasciarci le penne. Infatti l'incontro che ci hanno destinato oggi è, se leggiamo, Impossible The King. Se battiamo il campione in carica, ragazzi, Ronaldo Junior in automatico diventerà il campione underground delle lotte clandestine. Non ci credo, perché qui c'è un sacco di gente che ha scommesso un sacco di soldi. Ok, ragazzi, come vedete la folla mi sbiglia, ci stanno tutti aspettando, sono ormai con chi è che non conosce Ronaldo Junior, il colpo segreto, tutti lo conoscete, anche qualcuno che ha visto Ronaldo Junior per la prima volta in un video così a caso, tutti conoscono il colpo segreto di Ronaldo Junior. Quindi, ragazzi, ora affronteremo il King di Impossible e cercheremo di vincere. Vai Ronaldo Junior, fai tu il primo attacco, ora ti sta provocando, ti sta provocando. Vuoi provocarlo anche tu? Provocalo allora. Ah no, sta parlando. Dice che se non ha, che se... Aspetta, sto cercando di capire che ci siamo venuti qui per cagarci addosso. Cagarci addosso? Ma ti faccio vedere io colpo segreto! Madonna, ragazzi, l'ha tramortito! Chi è il King, signori? Chi è il King? Ragazzi, questo qui ci sta provocando. Guarda, sta fermo. Cerchiamo di parlargli. Dice che si rifiuta di combattere contro un bambino perché va contro i suoi ideali. Ah, sì? Vediamo così se c'hai voglia di combattere, infame. Sono Ronaldo Junior, il figlio di CR7. Alza la guardia, alza la guardia. Addio. Ragazzi, riuscirà Ronaldo Junior a battere il King? Oh mio Dio, nelle lotte clandestine. Vai Ronaldo Junior, cerca di non farti colpire. Vai, spaccalo di mazzate. Cioè, ragazzi, non ci credo, Ronaldo mi ha portato un bellissimo video quest'oggi, non so se vi siete resi conto. Ancora invito a mettere un bellissimo mi piace, dove Ronaldo Junior sta partecipando a una lotta clandestina. Mio Dio, che tra l'altro è tutto buggato, perché la mod è spettacolare, lo ammetto, ma è un po' tutto buggato, tipo le parti sono buggate, ci sono dollari per terra ovunque. Ronaldo Junior, è andato del colpo segreto. Oh, ah, tipo si è spaccato mezzo ginocchio. Quanta vita c'hai ancora, eh? L'aspetti, l'aspetti. Botte, botte, non capisco perché l'incontro con Ronaldo e Giorgina più o meno l'ha tipo, non lo so, dico preparato, però così quasi con la madre a prendere mazzate. Capisco reali contusioni nel nostro avversario. Aia, ok, questo calcio ha fatto male, ce l'ha dato un degust, come si dice in dialetto pugliese. Ok, ragazzi, Ronaldo Junior è in vantaggio sia a colpi sia a tutto. Madonna, ragazzi, Ronaldo Junior sarà un campione di pugilato. Anzi, di MMA, lo sta sfondando. Ora mi hai stancato. Ragazzi, faremo un colpo segreto che non si potrà più rialzare. Prenditi lo spazio giusto necessario per fare, per prenderti da rincorsa. 1, 2, 3, Ronaldo Junior, prendilo, è tuo. Oh. E ragazzi, signore e signori di tutte le età, di tutte le gang, chi è il King? Ronaldo Junior, tutti quanti, Ronaldo. Poi dovesse dire Junior tecnicamente, però insomma abbiamo reso l'idea. Io si è rialzato. No! Oddio, madonna, che mazzata! Ronaldo Junior, stai attento, ce la fai? Cioè, trasmetti se non ce la fai, ragazzi. Ronaldo Junior sembra non si voglia arrendere, ma non riesce più a avere il conto. Aia, penso che ci abbia fatto letteralmente male. Tanto che ha preso quella mazza. Ronaldo Junior, fatene dare un'altra. Scusa, mi dai sta mazza? E adesso facciamo l'incontro. Ok, ragazzi, l'incontro underground di Ronaldo Junior si è trasformato in una rissa pazzesca con... Ancora! Oddio, è morto? Oddio, Ronaldo Junior, ma... Oh, cacchio, l'ha steso! Mio Dio, ragazzi, l'ha steso!
Sono io ancora il King, signori! Ho distrutto tutto! Ho sfogato tutto! Ronaldo Junior ha ucciso il King, che era impossible il grado di difficoltà, signori! Impossible! Non ci credo, ragazzi, si è alzato ancora una volta. Ronaldo Junior cerca di evitare. Oddio! Ti ha detto cerca di evitare! Ok, forse massacrato. Forse era difficile evitarlo perché lui l'aveva preso. Cioè aveva colto di spalle già con la mazza da baseball e noi le avevamo prese. Oddio, ora c'è il caricamento, non so che cosa succede. Sì ragazzi, sembra il posto che penso. Sembra appunto il letto di ospedale, sono disarmato, oddio. Ok, ci sono la mamma e il papà e Giorgina che ha la mazza in mano, non ci credo. La mamma ragazzi forse sarà venuta qui convinta che io abbia fatto un danno. Ma forse il dottore gli starà spiegando che... No, non ho idea di come siamo arrivati qui. Questo è sicuro, forse il dottore sta spiegando a mamma che Ronaldo Junior ha fatto le clandestine. Papà secondo me si sta proprio trattenendo dall'incazzatura di quelle micidiali, si vede proprio dalla sua faccia. Mentre la mamma vorrebbe agitare la mazza e prenderci davanti, ma tipo il dottore prende le nostre difese sicuramente. Direi che per questo video è tutto, Ronaldo Junior ora ha un po' bisogno di riposo, direi dopo quella mazzata sul collo. Ma no, non ci puoi neanche stare al posto suo. In ogni caso, se il video vi è piaciuto ragazzi, un bel se mi piace, Ronaldo Junior è tornato e noi ci becchiamo tutti quanti al prossimo video. Grazie per essere stati con me anche quest'oggi. Ragazzi, noi ci becchiamo tutti quanti al prossimo video. Ciao!